Iniziamo con un paio di semplici enigmi per scaldare il cervello nella sfida di oggi. L'altro ieri era giovedì. Che giorno è dopodomani? Se l'altro ieri era giovedì, significa che oggi è sabato, quindi dopodomani è lunedì. La signora Jones ha 6 cani. I loro nomi sono Dodi, Rexy, Mila, Fang, Soso e Lana. Ha appena preso un altro cucciolo. Come pensi lo chiamerà? Lexa, Bea o Sia? Sia. Sembra seguire la scala musicale Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Il detective Callum sta passando davanti a una casetta in periferia e sente una donna urlare «No, Ben, non farlo!». Corso in casa, vede una bottiglia vuota di veleno per topi e diverse persone. Una donna anziana, un giovane uomo, una ragazza bionda, una bruna e un gatto. Il detective capisce che una di queste persone ha bevuto il veleno. Senza esitare, Callum porta l'uomo in ospedale. Come ha fatto a capire chi ha bevuto il veleno? Ha sentito urlare il nome di Ben e c'era solo un uomo in casa. Emma è un agente segreto e sta cercando un tizio sospettato di contrabbando dall'estero. Stanotte Emma ha trovato l'ufficio del criminale e vi ha fatto irruzione. Trova 4 casseforti. Emma usa la sua attrezzatura per aprirne 3, ma le trova tutte vuote. Quando cerca di scassinare l'ultima cassaforte, il suo dispositivo smette di funzionare, quindi Emma deve cavarsela da sola. Se i codici delle altre 3 casseforti erano 5378, 3785 e 7853, qual è il codice della quarta? Forse hai notato che ogni codice è formato spostando la prima cifra del codice precedente all'ultima posizione. Quindi il quarto codice deve essere 8537. Emily è in vacanza e alloggia in un hotel. Una sera, mentre si sta preparando per uscire, sente bussare alla sua porta. Aprendo la porta si trova davanti uno sconosciuto. Oh, scusi, devo aver commesso un errore. Ho sbagliato stanza. Scusi per il disturbo. Il tizio se ne va, ma Emily non crede alle sue parole e lo denuncia subito alla polizia, perché si è insospettita. Il tizio ha bussato alla porta. Se avesse davvero sbagliato stanza, avrebbe provato ad aprire con la sua chiave. Esme sta facendo una passeggiata nel bosco, ma si perde. Poi trova la casa di una strega, entra, accarezza il gatto e chiede alla strega di riportarla a casa. Ma la strega le fa una proposta. Dimmi una cosa, se mi dirai la verità resterai qui per sempre. Se mi dirai una bugia resterai qui per 100 anni. Se riesci ad aggirare il tranello ti riporterò a casa. Cosa ha detto Esme? Esme ha detto «Resterò qui per 100 anni». Se fosse vero, dovrebbe restare lì per sempre, il che renderebbe falsa la sua affermazione. Quindi dovrebbe restare lì per 100 anni, il che renderebbe vera la sua frase. Con le idee più confuse delle tue, ora la strega riporta Esme a casa. Il detective Callum sta inseguendo un rapinatore in città. All'improvviso, il rapinatore è entrato in un ospedale ed è scomparso. Quando il detective entra nell'edificio, trova 3 lavoratori. Uno di loro deve essere il criminale travestito da medico. Sai dirmi chi è? È il tizio a sinistra. Tutti gli altri medici indossano scarpe da ospedale. Lui ha normali scarpe da ginnastica.
In un giorno d'estate, la polizia viene a sapere che un rapinatore è fuggito dalla Spagna, ha preso un aereo per Los Angeles. Il rapinatore è descritto come alto 1,80 m, magro, capelli scuri, senza barba. Il detective Callum arriva all'aeroporto per arrestarlo. Dà un'occhiata. Chi è il ricercato? Può sembrare che nessuno corrisponda alla descrizione, ma guarda questo tizio biondo qui. Ha capelli scuri sotto la parrucca bionda. Deve essere il criminale. Il detective Callum è andato in vacanza su un'isola lontana dell'Oceano Pacifico. Il problema è che non parla e non capisce una parola della lingua locale, ma in questo momento ha bisogno di capire quale bagno usare, poiché uno è per gli uomini e l'altro è per le donne. Ha trovato una signora del posto che non parla la sua lingua, ma la capisce. Come farà il detective Callum a capire qual è il bagno degli uomini? Callum può porre alla donna solo due domande. La prima, indicando se stesso, dovrebbe essere «Sono un uomo?». Poi dovrebbe ricordare la sua risposta. Qualunque cosa risponda la donna significherà «Sì». A quel punto il detective può porre la seconda domanda. Questo è il bagno degli uomini, indicandone uno. Se la donna risponderà con la stessa parola di prima, allora avrà detto sì, altrimenti sarà un no. A proposito, cos'è che può rispondere in qualsiasi lingua? Un eco. Aelu è una fata e deve volare dall'altra parte della foresta incantata per fare le sue cose da fata. Il problema è che il viaggio dura 6 giorni, ma una fata può trasportare solo 4 pacchi di polvere di fata e ognuno è sufficiente solo per un giorno. Non c'è possibilità di ottenere più polvere di fata a metà strada. Quindi Aelu deve portare con sé delle aiutanti nel suo viaggio. Di quanti aiutanti ha bisogno e quale dovrebbe essere la sua strategia per raggiungere la meta? Ad Aelu bastano 2 aiutanti, chiamiamole B e C. Ciascuna di loro avrà una scorta per 4 giorni di polvere magica, quindi tra tutte e 3 avranno 12 pacchetti. Durante il primo giorno useranno la polvere di fata che B sta trasportando, quindi 3 confezioni su 4. A fine giornata B tornerà a casa, mentre Aelu e C proseguiranno il viaggio. Il pacchetto rimanente di polvere di fata basterà a B per tornare a casa. Il secondo giorno, Aelu e C useranno la polvere trasportata da C, ovvero useranno 2 pacchi entro la fine della giornata. Poi C torna a casa, impiegando 2 giorni, e i 2 pacchi rimasti saranno sufficienti per il suo ritorno. Aelu continuerà il suo viaggio da sola per altri 4 giorni e avrà ancora 4 pacchetti di polvere di fata giusti. Elle è una studentessa universitaria. Prende il treno per andare all'università, ma va sempre in bicicletta fino alla stazione. La sua casa è tra 2 stazioni, a 1,5 km dalla prima e a 3 dalla seconda. Ogni mattina va in bicicletta fino alla prima stazione, ma ogni pomeriggio, quando torna dall'università, scende alla seconda stazione. Perché? Perché Elle abita in collina. La prima stazione è a valle, la seconda è in cima e la sua casa è nel mezzo. In questo modo la ragazza può essere sicura di pedalare sempre in discesa, sia all'andata che al ritorno. In un campo estivo, tutti devono raccontare un fatto divertente su se stessi e le altre persone devono indovinare se è vero o falso. Camilla dice: «Il mio compleanno è il 29 febbraio, quindi ho 4 volte meno compleanni di voi». Quest'anno ho compiuto 17 anni. Perché gli altri non le credono? Il 29 febbraio cade solo una volta ogni 4 anni.
Camilla non ha potuto festeggiare il suo 17° compleanno in quella data, perché 17 non può essere diviso per 4. Quindi o non è nata quel giorno o non ha 17 anni.